Noi abbiamo affrontato questo concorso che è stato bandito dicembre 2018, è stato poi riaggiornato, cioè riaperto in aprile dell'anno scorso ed è partito essenzialmente a giugno del 2019. Sono cominciate le prove concorsuali, siamo arrivati, eravamo 30.000 candidati. C'è una marea, penso sia stato un maxi concorso per gli infermieri. Dopodiché siamo arrivati in 14.000 alla prova orale. Alla prova orale l'abbiamo passata in 7.472 e da quel momento, cioè dall'uscita della graduatoria ufficiale, scusami, praticamente ci siamo ritrovati con il silenzio assoluto da parte sia dell'ente che aveva chiamato questo concorso, che è il Sant'Andrea, che ha ceduto poi la graduatoria alla Regione Lazio, sia da parte della Regione Lazio. E nel Lazio sono 10 anni che praticamente, anzi 15 anni, che praticamente i servizi infermieristici vengono appaltati a cooperative e agenzie di lavoro interinale, cosa che non potrebbe essere fatta perché la giurisprudenza sia degli anni 70, diciamo delle leggi proprio che già esistono, che regolamentano la pubblica amministrazione, sia la giurisprudenza di Cassazione recente, hanno specificato più volte che il core aziendale, nello specifico nostro, i servizi infermieristici e medici non possono essere appaltati. C'è un obbligo sia ontologico da parte dell'amministrazione di assumere noi, che abbiamo superato un concorso, piuttosto che personale privato. Ma anche ha una giustificazione questa verità anche da un punto di vista economico, cioè che praticamente i bilanci aziendali praticamente c'è sperpero di denaro pubblico sostanzialmente rispetto all'internalizzazione. Quindi, allora, siamo arrivati a posizione in graduatoria 1486, però non ci sono dati certi su queste assunzioni. Arrivati a 1486, se tu c'hai ipoteticamente, cosa che noi pensiamo, 300 rinunce, si arriva a 1800 quasi, ok, con lo scorrimento. Invece la regione ha dato ordine di non scorrere la graduatoria e nel frattempo continua a chiamare infermieri dalle cooperative. Ci sono state assunzioni straordinarie, ma a tempo determinato. Cioè loro che cosa hanno fatto? Ci hanno aggiunto in surplus, noi pur essendo vincitori di concorso a tempo indeterminato, ci hanno assunto a 12 mesi. Noi sostanzialmente vogliamo trovare un accordo scritto dove chiediamo che si metta per iscritto nero su bianco anche con organizzazioni sindacali e noi magari come movimento dal basso degli infermieri idonei che questa graduatoria sarà estinta o che al massimo in più venga prorogata.